Ultima iniziativa odierna, quella del Partito Comunista, la formazione nata dall'esperienza dell'ex Partito dei Comunisti Italiani di Oliviero Di Liberto. Il nuovo leader, l'ex parlamentare torinese Marco Rizzo, ha spiegato in un'assemblea a Torino le proposte programmatiche del partito, che si colloca fuori del centro-sinistra ed è molto critico verso gli ultimi sviluppi della politica nazionale. Fra le varie proposte, una in particolare appare decisamente contro corrente. Sentiamola dalle parole di Rizzo. A Torino, come in tutta Italia, primo il lavoro, perché senza lavoro non c'è dignità. Questa è la città del lavoro, la città della Fiat, ci è stata scippata. Noi chiediamo la nazionalizzazione delle grandi imprese, delle banche, perché quando le cose vanno bene ci sono i grandi profitti e quando le cose vanno male a pagare il popolo dei lavoratori.